Antonio Pappano, direttore musicale dell'Accademia, in un grande programma sinfonico corale che prevede una novità assoluta, una commissione dell'Accademia, un brano di Ivan Fedele, compositore italiano, e un grande capolavoro del repertorio, il Requiem tedesco di Brahms. Requiem tedesco, una delle composizioni fondamentali nella carriera di Brahms, in effetti il suo primo grande successo, il brano che lo lanciò definitivamente a livello internazionale, viene eseguito per la prima volta nel 1868 sotto la direzione di Brahms stesso. È un brano esteso, la versione conclusiva sono 7 movimenti, con 2 solisti, un soprano e un baritono, un coro che ha una parte molto complessa, molto ricca, e una concezione sonora straordinaria. In alcuni brani addirittura Brahms non usa i violini. La voce principale, la melodia, è affidata alla viola. Un suono quindi più caldo, più intimo, una nuova idea di musica liturgica tedesca, mitteleuropea.